Cari amiche di Fiera Creativa, oggi un nuovo videocorso insieme a Maria Gio Bai le Coccole. Ciao a tutte, con questo video vi voglio presentare un ferma sharpie un po' originale fatto con dei bottoni e dei piccoli accessori aggiunti insieme per decorare appunto il bottone e fermarvi la sciarpa. Adesso possiamo iniziare, vi presento i prodotti, i materiali che servono. Quindi prendiamo un cordoncino elastico, che è un tubolare di organza, diciamo elasticizzata, poi dei bottoni da 5-6 cm smaltati, possono essere anche in legno, quello che volete, l'importante è che il bottone sia grande, di 6 cm. Ci vuole un altro bottone un po' più piccolo, che, con 4 fori, che andrà al centro di questo. Poi delle piccole cosine da appendere, tipo dei fiocchetti fatti a fiorellino, delle palline, possono essere, questa è una pallina intrecciata in cotone, una pallina di perla. E per aggiungere questi al nostro lavoro serviranno degli anellini di metallo. Quindi cominciamo il lavoro. Apriamo la nostra bustina di anellini di metallo. Per fare questa cosa serviranno le pinze da bigiotteria normali, due, per collegare gli anellini e basta, tutto quello che ho detto prima. Allora, io adesso apro un anellino, preparo i miei ciondolini che andranno poi infilati sul bottone, quindi sul cordone nel bottone e li collego in questo modo. Quindi apro l'anellino, lo metto in ognuno dei pendenti che ho deciso. I pendenti possono essere di vario genere, l'importante è che siano armonizzati nei colori del fermaglio che decidiamo di fare. Quindi io adesso sto facendo questo sul rosso con queste palline, questo fiore e un'altra pallina rossa. Quindi se ho tre ciondolini, mi servono tre anellini che aprirò con le pinzette e li vado a inserire sui miei ciondolini. Allora, per quanto riguarda il cordoncino, sono circa 60 centimetri per lavorare in comodità e cominciamo ad infilare il nostro cordoncino nel bottone. Allora, passo prima nel bottone grande ed esco nella parte sopra. Così. Poi entro nell'altro bottone più piccolo che deve sempre comunque avere dei fori un po' grossetti perché stiamo lavorando con un cordoncino un po' grosso e a questo punto inserisco anche tutti i miei ciondolini. Quindi entro con il cordone nell'anellino dove io avevo preparato prima nel ciondolo. Quindi uno, due. Per fare questo mi aiuto con uno spillone che ha una punta, ma potrebbe essere anche una pinzetta diversa da queste con la punta arrotondata o anche la punta di una forbice, non ci sono problemi. Io ho questo per le mani e mi aiuto. L'importante è avere un modo per entrare nell'anellino con il cordone che abbiamo. Ok. Allora io ho infilato tutti i miei pendenti col cordone. Rientro dentro al bottone piccolo prima e al bottone quello grande. Sembra una cosa, non è difficile, è molto semplice. Questo serve per bloccare questi pendenti in questo modo. Poi cerco di uscire sempre da sotto. Entro dentro nel buco opposto di dove mi esce questo filo, sempre mi aiuto con questo spillo per uscire e tiro fuori il mio cordone e lo faccio fuoriuscire da un altro foro di questo del bottone più piccolo. Quindi io ho questo cordino. Ok. Adesso in questo modo io tiro il tutto. Ok. E rientro
in tutti e due i fori del bottone, il piccolo e il grande, per creare l'anello sotto che mi fermerà poi il bottone. Ok, allora io ho bloccato tutto così, in questo modo. Adesso devo creare un anello che sarà questo anello qui che voi vedete in questo. È una misura circa 15 cm di lunghezza in doppio, che quindi sarà quello che fermerà la sciarpa. Allora io adesso entro ancora sempre nel foro opposto e mi aiuto con lo spillone e porto fuori il pezzetto di filo. Okay. E quindi siamo già a 15 cm parte per parte più o meno. Poi prendo l'altra parte del capo che avevo e lo porto fuori dall'altro punto. Sembra complicato, ma poi se voi un attimo ragionate vedrete che non è difficile, perché è solo una questione di creare un'asola sotto ai bottoni e portare in sui fili per poter poi fermarli tutti e due insieme. Quindi io adesso tiro tutto, cerco di regolare la misura di questo, ok, tiro questa parte bene e questo lo devo passare anche qui sotto, perché me lo sono un attimo passato così. Allora tutti e due i capi devono uscire dal bottoncino, dal bottone più piccolo. Perfetto, eccoli qua. Bene. Allora, io ho lavorato tutto in modo da lasciare il capo sotto senza nessun problema. Sopra mi trovo due capi così e li vado a legare con un nodo semplicemente. Questo nodo mi ferma il cordoncino, faccio un nodo doppio. Ho fatto il nodo dei cordini in eccesso e li tengo qui perché mi fanno un po' una decorazione con tutte le palline. Li taglio ed è fatto. Io ho creato il mio ferma sciarpa che si può, allora si infila in questo modo praticamente, potrebbe anche diventare un ferma capelli. Io lo aggancio in questo modo qua e io ho il mio ferma sciarpa. Quindi qui lo vedete già nella cosa, possiamo anche provare anche questo per vedere. Allora io lo metto in questo modo qua, con la mia asola lo blocco ed io ho fatto il mio fermo sciarpa. Quindi poi la cosa più bella è giocare con i colori, tipo con petrolio, mettere delle palline di questo genere. Ed è una cosa molto semplice da fare. Nel ringraziare la nostra ospite che ci ha presentato un progetto veramente molto simpatico, molto bello e soprattutto un'idea regalo anche per le feste, veramente molto 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 bello. Io ricordo a tutte le nostre amiche che ci possono seguire sul nostro programma YouTube di Creativa Channel, su tutte le pagine social di Fiera Creativa e tutte le informazioni sul sito fieracreativa.it. Grazie a tutte.